Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del Major Talk. Ancora una volta torniamo a parlare del mitico Blood Bowl, il gioco di misto rugby, misto football americano, in tutto ambientato nell'universo fantasy creato da Mamma GV. E dopo aver fatto l'ultima volta una presentazione della nuova stagione, aver visto com'è cambiata, come si è evoluta rispetto all'ultima edizione, questa volta iniziamo una piccola serie di puntate che adesso vedremo quante saranno per parlare di tutte le squadre disponibili in gioco. Le abbiamo divise più o meno per categorie, però prima di parlarne un attimo, adesso aspettiamo qualche minuto che arrivino altri in chat. Grazie mille Giulio, siamo bellissimi, lo so. E ciao Grobaia, anche tu ospite fisso di qua. E adesso aspettiamo, sì, 5-10 minuti, cioè 10 minuti è tanto, però aspettiamo 5 minuti che arrivi ancora un po' di persone. Questa sera siamo solo in due perché il povero Valerio ha avuto un imprevisto all'ultimo e non siamo riusciti a trovare un sostituto, per cui anch'io, nella mia beneamata ignoranza, dovrò fingere di sapere di cosa sto parlando a fianco a Lupo, che invece è abbastanza più ferrato di me in argomento. Soprattutto perché questa sera, come dal titolo, si parla pugni e mazzette, ovvero di tutte le fazioni dei Pelleverde che sono le più picchiose e le più scorrette e anche le più divertenti probabilmente di tutto il gioco. E Lupo, se vuoi dire aggiungere qualcosa per guadagnare tempo mentre aspettiamo. No, vorrei dire semplicemente che stasera avremo molto ottimismo e molta approssimazione, come ha detto più volte l'Ambrogio, mancando Valerio. Ed è vero, vedremo sicuramente i team più divertenti da giocare in quanto riguardano scorrettezze, mazzette, armi segrete, goblin che saltano sugli stecchi, snotling che ti lanciano bombe in mano che rimbalzano tipo cartone animato. Abbiamo un'intera squadra che si basa sul picchia tutto e lancia il goblin. Insomma, abbiamo un po' di cosine divertenti da fare stasera. Forse riusciremo anche a dare un'occhiata a un paio di star player, anche se non ne siamo certi, ma vi anticipo che sono già incentrati anche di loro su picchia, fai fallo, picchia, fai fallo, non ti far beccare, picchia, fai fallo, non ti far beccare, contesta l'arbitro, non ti far beccare, vai fuori. Ecco, proprio La norma questo, per gli orchi siccome goblin. soprattutto Lupo ha giocato un po' di partite con gli orchi, ne abbiamo di aneddoti, anche se non siamo giocatori di livello internazionale. Infatti, per tutti quelli che vengono a vederci in chat, che sicuramente tanti di voi saranno anche più esperti di me e di Lupo, questa si presenta come: vogliamo fare una guida introduttiva per chiunque si voglia avvicinare al gioco, quindi non entreremo troppo nell'aspetto competitivo e torneistico, ma vogliamo dare una rappresentazione di tutte le squadre anche per vedere cosa volete fare per cominciare il gioco, a parte la scatola base, cosa vi serve per iniziare, quanto dovete spendere e cosa è meglio comprare e cosa evitare. E soprattutto, come dice il buon Lupo, siccome sono team di cose molto divertenti, entrambi abbiamo tanti aneddoti di situazioni veramente assurde che si sono venute a creare durante le partite di, diciamo, ordinaria follia, chiamiamola pure così. Sì, un goblin mangiato, un ogre morto, un blitzer involato in meta con la palla che viene colpito da un pelle verde volante e perde la palla, poverino, ma il pelle verde muore. Un po' di cose carine che sono successe. Sì, di solito se si gioca con gli orchi è molto difficile, o con i goblin, che entrambe le squadre finiscano con 11 giocatori in campo. Di solito succede che una delle due si riduce addirittura, come nel caso degli Snotling, ad avere forse 3-4 giocatori a fine partita ancora. Beh, poi ne parleremo. I goblin non possono, ma come gli snotling, non possono per regolamento finire con tutti i giocatori con cui iniziano perché hanno armi segrete, tra l'altro. Però niente spoiler, adesso poi andremo a vedere anche i cari Goblin, che secondo me sono il team un po' bistrattato dalla GV, ma anche lì vedremo magari qualche casa alternativa, perché Beh, bistrattato questo. fino a un certo punto comunque. No, non bistrattata, però avendo. Poi li vedremo nel dettaglio. Comunque, è solo per dire che parleremo anche di qualche casa alternativa, perché in Blood Bowl è, credo, l'unico gioco
adesso non conosco personalmente Warcry Underworld, ma non credo che lo permettano, che ti permette anche a livello ufficiale di utilizzare miniature non di casa GW o casa Forgeworld, e quindi lascia tanta libertà di scelta e tante alternative, soprattutto per come i Goblin, che sono forse il team più costoso da fare proprio a livello monetario. In realtà più che per bontà d'animo, questa libertà è stata dettata dallo iato di 20 anni di GW, che non ha pubblicato il regolamento, non ha pubblicato miniature né contenuti. Ha sostanzialmente abbandonato il gioco, salvo poi riprenderlo, come avevamo detto la scorsa volta. Quando si è resa conto che effettivamente dopo 20 anni era ancora vivo, era ancora giocato, gente produceva miniature, gente faceva tornei. Dici che se avessero vietato le miniature di altre case ci sarebbe stata la ribellione. Ma sì, anche perché si è giocato 20 anni a questa maniera, un conto è se un gioco come Warhammer, come Kill Team, come Necromunda, sostanzialmente non abbiamo mai avuto grosse pause con un grosso seguito in realtà nelle pubblicazioni. Se ha avuto grosse pause non ha avuto neanche un grosso seguito dietro, sostanzialmente. È un po' come dire se oggi si tornasse a giocare a Epic solo con miniature ufficiali GW, non funzionerebbe tanto bene. Avrebbe totalmente poco senso. Va bene, direi che abbiamo già scaldato un po' l'ambiente, vedo che già c'è arrivata una decina di persone, per cui chiedo al buon Dome di farmi il passaggio di regia direttamente sulle grafiche, che possiamo a partire con la prima squadra che abbiamo, anzi, e prima di partire con la prima squadra, Lupo, perché pugni e mazzette che abbiamo deciso di dare questo titolo a questa puntata? Perché gli orchi picchiano, gli orchi fallano, e perché con il nuovo regolamento sono state introdotte le keywords per i team, per le squadre, e le keywords danno accesso ad abilità speciali. Nella fattispecie, la maggior parte dei pelle verde ha come keywords Badlands Brawl, che la prerogativa è far costare le mazzette la metà. Quindi hai molte più mazzette, più accesso alle mazzette, puoi fare tanti falli, puoi non farti buttare fuori. I team più corretti per definizione. Certo, gioca pulitissimo. Dagli orchi non ci si aspetta niente di meglio e niente di peggio. Va bene, quindi io direi partiamo subito con la prima squadra, che appunto, trattando di pelle verde, introdurrei subito la novità, cioè l'ultima squadra che è stata rilasciata con questo box della second season, ovvero i Black Orc, che GW ha creato un nuovo sistema di tier che non abbiamo approfondito. Comunque il sistema di tier semplicemente ridice il livello della squadra, tier 1, tier 2, tier 3, a seconda, loro dicono, della difficoltà di giocarle, anzi, per non dire che non sono equilibrate, e questo si piazza un tranquillo tier 2, ma secondo me in realtà è un tier 2 basso, non, tier 1 no, perché non ha grandi possibilità di passaggio, ma è un team abbastanza equilibrato in quello, no, per diciamo quello che non è che non ha grandi possibilità di passaggio, non ha possibilità di passaggio sostanzialmente. Si tratta di un team di orchi molto particolare anche a livello di lore, se così vogliamo dire. Gli orchi, i Black Orc, sono quelli che nel team orco normale sarebbero i blitzer, sarebbero i blocker, quelli che adesso si chiamano un blocker. Sono formati da 6 di questi orchi grossi corazzati e altrettanti goblin piccolini, da 0 a 12 in realtà si arriva a giocarne sostanzialmente, se non sbaglio, 4 in campo, perché si giocano assieme al troll, e da un troll. È uno dei casi in cui il big guy è sostanzialmente mandatorio, sostanzialmente obbligatorio nella scelta del roster. Sono un team tier 2 probabilmente perché sono abbastanza semplici da entrare, da iniziare. Hanno sostanzialmente tre profili da ricordare, con abilità alla fine non così complesse, anche se adesso le vedremo abbastanza interessanti. Ecco, da questo, prima di partire con il team, volevo partire dalle special rules, quelle che prima hai detto che è stata la novità di questo nuovo regolamento. Sì, ho detto anche una cavolata, perché mi sa che Bribery and Corruption ha quelle che erano le mazzette a metà, ma c'erano comunque la maggior parte. No, in realtà sì, questo tipo di team ce l'hanno quasi tutti, però non è una cosa che caratterizza
caratterizza principalmente i team orcheschi, forse se non sbaglio anche i team Skaven, però già i team caotici e i team sì, hanno diciamo, anche umani hanno keyword completamente diverse. Invece l'altra keyword, i Badlands Brawl, è per gli star player. Esatto, serve solamente agli star player, non ha un vero regolamento, infatti ci sono varie keyword che speriamo che vengano approfondite più avanti dando abilità speciali di qualche tipo, per ora è semplicemente un riferimento di quali team possono assumere determinati star player. E vediamo un attimo anche la proprio per chi che non abbia mai visto sto gioco e vede la scheda di squadra, vede che cosa? I giocatori, i team rerolls, ovvero le ripetizioni di dado, quante se ne possono avere, credo tutte le squadre abbiano il limite 0,8, non so se qualcuna ce n'ha di meno, e il loro costo, perché il costo del reroll varia in funzione alla forza della squadra, infatti ci sono squadre, secondo me un po' a caso, come i nani che gli costa solo 50.000, ed altre come gli umani che gli arriva a costare 70.000, che sono un bel investimento. E infine c'è la possibilità della presa dell'apotecario, che è un medico che ti può, una volta per partita, salvare letteralmente le chiappe a un giocatore. Questo sì, dipende... Essenzialmente l'apotecario ti fa ritirare l'infortunio grave e scegliere quello che ti fa meno male. Sì, può anche un infortunio medio mandartelo direttamente in panchina o... Comunque ti riduce quel tipo di problematiche. Naturalmente questo è segnato perché ci sono i team di non morti che, per ovvie ragioni, essendo i loro giocatori già morti, non possono prenderlo e hanno delle alternative che fanno più o meno la stessa cosa, ma semplicemente con nomi diversi. Fatta questa mega introduzione, ti rilascio la parola a Lupo poi per parlare dei giocatori, che questi tu ormai li conosci abbastanza bene, che ci abbiamo già fatto qualche partita. Dai, partiamo dal primo, dai più deboli, dei Goblin. Sostanzialmente i Goblin ti dice puoi prenderne quanti ne vuoi, puoi prendere fino a 12 Goblin, sono in Blood Bowl sono un numero spropositato, sì. In campo si sta in 11, 11 Goblin in campo è una follia. Hanno un costo abbastanza basso, 45.000, ma hanno un paio di caratteristiche interessanti. Nella fattispecie, hanno un movimento medio-alto di 6. Non sono veloci come dei Gutter Runner degli Skaven, non sono mobili come gli Elfi, però comunque hanno un movimento adeguato per un runner, per qualcuno che porta palle deve correre. Hanno un'ottima agilità, al 3 più vuol dire che ogni volta che fanno un test di agilità hanno più della metà delle possibilità di superarlo. Hanno una skill di passaggio al 4 più che è decisamente bassa, assolutamente nella media, ma forte in realtà per gli orchi, perché 4 più in questo team è il meglio che abbiamo. E un armor value di 8 più, che è più di molte squadre leggere, per esempio Skaven normalmente hanno 7 più. Quindi abbastanza decenti. L'altra cosa molto interessante sono le loro abilità. Sostanzialmente abbiamo Dodge, che permette di ripetere un tiro quando si prova a schivare, a uscire dalla zona di placcaggio di un avversario. Questa cosa gli permette di smarcarsi abbastanza facilmente nel caso siano marcati, e che va a sinergizzare molto bene con Dodge abbiamo Stanti. Stanti gli permette di ignorare tutti i malus derivanti dai nemici presenti quando provano a schivare. Vuol dire che noi possiamo farli passare in mezzo a vari giocatori, farli fare cose che entrare nelle gabbie, farli fare cose che normalmente non sarebbero fattibili con un pezzo normale, in relativa sicurezza, relativa perché poi i fallimenti dietro l'angolo comunque lo fanno altre più, non è così automatico. E hai un pezzo a forza 2, per cui ha sempre bisogno di supporto. Forza 2 è sotto la media, perché la media normalmente è 3, 2 ben sotto la media. Inoltre hanno molto interessante Six Call, che gli permette di restare in campo più facilmente. È più difficile con un capo perché hanno il cranio spesso, sti goblin. E ovviamente Red Staff, che è semplicemente l'abilità che va a combinarsi con il troll e gli permette di e indica che loro possono essere lanciati in giro per il campo. E quella poi la vediamo meglio con il troll, che proprio specificatamente quell'abilità. Un'altra cosa interessante da vedere sui goblin sono a destra di skill and traits, il primary e secondary, sono essenzialmente le abilità che loro possono prendere livellando. La cosa interessante è che possono prendere tutti i tipi di abilità,
quindi agilità generale, passaggio e forza, ma primariamente abilità di agilità, rendendoli ancora più sfuggevoli, ancora più mobili, ancora più agili, permettendoli di correre più veloce, un po' di cosine interessanti. Il secondo profilo che troviamo ad avere... Aspetta, prima di passare al secondo, sì, perché siccome parlavamo prima dei aggiornamenti rispetto alle vecchie edizioni, in questo caso le abilità sono rimaste più o meno le stesse, ad eccezione di Stanti. Stanti nel vecchio regolamento, essendo che ha il modello più leggero, era molto più facile buttarlo fuori. Qui invece hanno proprio messo una tabella alternativa per gli injury roll, per cui anziché avere con un risultato di 8 o 9 il modello fuori e 10 più infortunato, in questo caso il modello esce con 7-8, con 9 è direttamente badly hurt, quindi subisce un infortunio che però non ha conseguenze, e con 10 o più si comporta normalmente. Non cambia tanto perché aumenta le possibilità che il pezzo ti vada direttamente fuori e non sia più utilizzabile all'interno della partita. Intanto ringrazio Welting Studio che sì, ci sta ostando la live, e grazie mille anche del tuo supporto. E tra l'altro, rispondendo a Welting Studio, direi sì, il miglior modo di distruggere un portatore di palla, come vedremo, è lanciargli addosso un goblin. Mi lo lanciamo in testa e facciamo festa. Che fa anche rima. Passando al secondo profilo, quello dei Black Orcs, abbiamo un pezzo dal costo leggermente più elevato, 90.000, che comunque non è trascurabile. Possiamo schierarne solo 6 al massimo, quindi sostanzialmente a metà squadra di blocker, da schierare obbligatoriamente in prima linea. Sono lenti, hanno grandissima forza, non sono agili, non sanno passare il pallone e sono molto resistenti. Sono fatti per picchiare. Sono fatti per resistere ai blocchi nemici, sono fatti per bloccare i nemici e mandarli fuori. Hanno due abilità, e liberare la strada dei goblin, hanno due abilità molto interessanti, che sono Brawler e Grab. Brawler permette di ritirare un singolo dado durante un blocco di entrambi a terra. Vuol dire, a differenza di Block, che non ti fa andare a terra, o a differenza di Wrestle, che ti porta per terra senza conseguenze, Brawler ti permette di ritirare il dado, quindi di arrivare potenzialmente a una spinta o a un knockout, o a mandare per terra l'avversario, ovviamente col rischio di andare per terra te, ma quello c'è sempre. L'altra cosa interessante da notare con Brawler è che permette di ritirare un singolo dado senza usare reroll, ma nel caso il risultato fosse sfavorevole, con un reroll è possibile ritirare un eventuale secondo dado che è stato tirato inizialmente, non lo stesso. Ah, ok. Non mi sono spiegato. Se, normalmente, avendo forza 4, contro la maggior parte dei pezzi bloccano con due dadi gli orchi. Se con due dadi io faccio un entrambi a terra, ne ritiro uno con Brawler, se non va bene ritiro il secondo con reroll. Quindi molto interessante. L'altra cosa interessante è Grab. Normalmente quando io blocco un avversario lo vado a spingere, lo devo spingere per forza di fronte a me, con un range di una casella, ma sul mio di fronte a me. Con Grab invece permette letteralmente di afferrare l'avversario e spostarlo in una qualsiasi casella adiacente. Questo è utilissimo per giostrare le difese avversarie e creare corridoi nel quale far inserire goblin, far entrare le nostre difese, rompere gabbie. Non è male come opzione. Anche loro come skill usano principalmente skill generali e skill di forza. Possono apprendere skill di agilità e passaggio, ma... Perché? Possiamo davvero far passare un Black Orcs... Parliamone, se avete idee va benissimo, a me non sono venute. Sì, esatto, e... Welting aggiunge che Grab annulla pure Sidestep, che ha priorità Grab, esatto, su Sidestep. Tra l'altro, Sidestep è l'abilità che permette di decidere chi viene bloccato, dove viene spinto. Il contro di questi orchi è che sono veramente lenti. Se c'è un team medio-veloce, ma anche un team sostanzialmente normale, che buca la difesa e prende il via nelle retrovie, o lo si blocca con i goblin, poi è difficile riprenderlo. Un paio di turni ci arrivi, ma un paio di turni sono lunghi in Blood Bowl, non è così immediato. La cosa buona è che non sono particolarmente prone infortuni, no, perché prima devi comunque passarli, prima di poter dire prima di passarli, okay, certo. Però sai, il dodge fortunato, il non avendo abilità, per esempio Tackle o qualcosa che ti blocchino il dodge avversario,
non è così infattibile sotto la linea di difesa, e se tra l'altro solo 6, quindi basta passarne uno. Intanto diamo il benvenuto a Percival 1986 che inizia a seguirci. Ciao caro, grazie mille. E bene, passiamo all'ultimo ma non ultimo, al pezzo grosso, quello che mena veramente le mani e fa, diciamo, è il centro di questa squadra, perché per assurdo, nonostante le sue caratteristiche, si ritrova spesso anche a fare il quarterback, però in un modo un po' particolare. Sì, possiamo definirlo un lanciatore, possiamo definirlo il thrower della squadra, e però non lancia palloni. La sua prerogativa è lanciare goblin. È una meccanica estremamente divertente, anche perché come tratto lui possiede Always Hungry, quindi c'è sempre una possibilità che lui te lo mangi il goblin al posto di lanciarlo. Tra l'altro in questa edizione è stato rinnovato tutto il processo di lancio del compagno di squadra in una maniera secondo me molto, in realtà molto, molto buona. L'hanno semplificato, l'hanno reso meno difficile ma più randomico, ed esiste sempre questa meno difficile fino a un certo punto, è più facile da fare, più difficile fare fumble. Inoltre ha delle abilità non male in generale, perché possiede Mighty Block, che è sempre utile, un più uno per buttare fuori un avversario se si trova a bloccare, non è male. Projectile Vomit è un'abilità con un'utilità limitata, molto situazionale, essenzialmente permette di tirare direttamente un tiro armatura su un avversario. Con più due, se non mi ricordo male. Cosa? Con più due, o è puro? No, un tiro armatura su un avversario. Okay. Se questo tiro armatura successe e viene superato, l'avversario è prone e tira l'infortunio senza passare da un blocco, senza rischiare di andare a terra. Se però non supera il tiro armatura, l'avversario non va neanche a terra, quindi è più tutto niente. Magari si usa contro pezzi molto supportati, contro pezzi molto forti fisicamente, contro star player, molto situazionale. Sì, soprattutto perché hai un pezzo utile a forza 5, che esatto, è difficile che sia più vantaggioso tirare direttamente un tiro armatura che andare a fare un blocco effettivo. Esatto. Regeneration sempre utile, è comunque un pezzo il più costoso del team, 115.000. Regeneration nel sciagurato caso in cui dovessero fartelo fuori, uccidertelo, farli male, hai sempre una possibilità che in realtà ritorni, non succede nulla. Solo teammate, cosa la spieghiamo a fare? Lancia i goblin, abbiamo detto mille volte, e rimane Really Stupid. Really Stupid è un'attivazione, quando viene attivato il troll viene tirato un dado, con 4 più il troll si attiva. 50% di possibilità, non è poco. La cosa buona è che Really Stupid abbassa l'attivazione al 2 più se è presente in una casella adiacente un compagno di squadra. Vuol dire che il goblin vicino che viene lanciato lo fa attivare al 2 più, vuol dire che messo in linea non si attiva al 2 più. Certo, se rimane isolato è un pochino più difficile, anche perché ricordiamo che se non si attiva non ha neanche zona di placcaggio, vuol dire che è semplicemente una casella, non marca, non dà ostacolo all'avversario, non ci costruire una difesa sopra, mettiamola così. E prima, adesso, questa più o meno è stata tutta la definizione, però Percival ci chiede, ma è davvero così difficile giocare a Blood Bowl? No. In realtà no, è abbastanza semplice, sono... La consiglio che posso dare, che è quello che io e Lupo, che abbiamo iniziato proprio a giocare insieme, è partire per gradi. Nel senso, siccome ci sono, non è difficile, ma ci sono tante meccaniche magari da ricordare, per cui, secondo me, una partita, iniziare a fare una serie di partite, magari la prima utilizzando solo i profili, senza nemmeno le skill, senza usare i supporti, senza usare gli infortuni, e andando man mano a aggiungere, come consigliato anche nel manuale, tutte le varie abilità, tutte le varie tecniche, è un ottimo modo per approcciarsi al gioco e goderselo poi al 100%. Tra l'altro, a questo proposito, non mi ricordo se nell'ultimo Living Rulebook o nel manuale del 2016 esisteva un capitoletto all'inizio del libro, del manuale, che appunto sostanzialmente ti dava delle indicazioni per fare partite di prova con meccaniche limitate. Quindi introducendo, come diceva Ambrogio, poco a poco, i supporti sui blocchi, le abilità, i go for it,
vengono fuori partite ovviamente che non sono poi quelle che andrai a giocare, però ti fanno prendere in mestichezza con il gioco, sono molto, noi abbiamo iniziato così alla fine, sono molto sì. semplici, abbastanza veloci, comunque sono divertenti, comunque il gioco è divertente, per iniziare non è una cattiva idea, anche perché il manuale vecchio non cambia così tanto, cambiano appunto le meccaniche più avanzate. E poi soprattutto è un gioco di posizionamento, quindi a riuscire a organizzare come gestire il campo, posizionare i propri giocatori, a prescindere dalle abilità, è la parte più difficile. E quella la puoi imparare a masterare fin da subito. Comunque, detto questo al nostro Percival, passiamo al secondo team, quello che per me e non solo me è il team più divertente. No, aspetta Ambro, dobbiamo puntualizzare un paio di cose. Sostanzialmente, questo team al momento, se non sbaglio, a meno di novità dell'ultimo minuto, non è giusto. Reperibile separatamente. Fa parte del nuovo pacco base, del Blood Bowl Second Edition, 2020 Edition, non mi ricordo come si chiama. Second Season, semplicemente. Second Season, esatto, non l'ho azzeccata, ma neanche per sbaglio. Quindi, ok, un ottimo team per iniziare. Ok, è nel pacco base, bellissimo, occhio solo nel pacco base. Comunque io mi permetto di tuttora consigliare tantissimo per chiunque voglia approcciarsi a questo gioco, perché abbiamo fatto un rapido conto che il materiale contenuto all'interno del pacco base, che è un pacco da 105 euro, si aggira intorno ai 260 euro di materiale, ed è una cosa veramente veramente conveniente in qualsiasi caso per iniziare. Hai tutto per giocare a qualsiasi livello, è veramente veramente, e come dice giustamente il Major, anche solo per le miniature, perché sono spettacolari e sono tantissime. Sì, le state vedendo, la miniatura del troll, io la trovo pazzesca, è un troll che regge un goblin. Che regge il pallone. Con la palla in mano, in posizione di lancio, è bellissimo. Ok, veramente... passiamo, siccome siamo andati anche un pochino lunghi, passiamo al secondo team, che come dicevo che è il più divertente da giocare in assoluto, che sono i Goblin. I Goblin sono la follia assoluta di questo gioco, sono completamente scorretti, perché se no non avrebbero alcuna possibilità di giocare. Scusa Ambrogio, ti interrompo un secondo, giustamente il Major ci dice, ma quindi qual è la tattica? Il Goblin prende la palla e il troll lo lancia? Sì. Beh sì, gli orchi fanno blocco, gli orchi sfoltiscono i ranghi, proteggono il troll, proteggono i Goblin. Io ho trovato questa tattica molto buona, che è metti un Goblin vicino al troll, fai prendere la palla a un secondo goblin, col secondo goblin corri dal primo goblin, gli dai la palla, attivi il troll, lanci il goblin, a questo punto il goblin che ha la palla non è ancora attivato, e se è sopravvissuto al lancio, cosa non scontata, può essere mangiato, può cadere male, può cadere su un avversario, può finire fuori, essere picchiato dalla folla, ci sono un sacco di cose che possono andare storte, può correre in meta. Con un paio di rimbalzi fortunati è possibile fare meta in un turno, fare touchdown in un turno con questa squadra, in maniera abbastanza semplice, senza bisogno di spinta a catena o tattiche strane. È una cosa molto, molto particolare. Sì, è l'unica strategia che ti permette, su un calcio d'inizio, naturalmente in determinate condizioni, di andare subito in meta, e l'avversario può fare veramente poco per impedirtelo, se non sperare che il troll si mangi il goblin. Cioè, che è una cosa probabilissima, come che caschi male, si faccia male, cioè, tante cose possono succedere, non è così automatico che lanci il goblin e vai in meta. Però ti permette magari, sotto all'ultimo turno, di tentare la meta della vita allo scadere, che è comunque una grande goduria. E invece, da affrontarli, giusto per completare la cosa, se ci giochi contro, bisogna molto essere molto bravi a sistemarsi, proprio per pararsi da questa che è più o meno l'unica strategia offensiva che possono garantire, oltre a fare la gabbia con gli orchi, una doppia linea di difesa. Una prima a rallentare appunto i Black Orc, e una seconda per intercettare l'eventuale goblin che viene lanciato oltre le linee nemiche. E non è facile, perché devi sacrificare metà squadra per andare dietro, e l'altra metà deve sopravvivere a 6 Black Orc a forza 4, e anche questa non è per niente scontata. No Grobaia, mettici le mani, cadi anche tu in questo vortice senza fondo.
Se ne pentirei, ma ne sarà valsa la pena. Fallo. No, no, pentirsi no. Come dicevamo, torniamo adesso ai bravi Goblin, che qui abbiamo visto un'anteprima di questo. Già solo il numero di miniature diverse che si possono ottenere fa capire la differenza rispetto alla prima squadra. Già a parte, gli hanno proprio accesso a una serie di armi speciali che vedete in basso, tra cui la motosega, la bomba, che adesso man mano andiamo a vedere. E qui invece abbiamo anche l'alternativa al troll, siccome la Forge World è l'unica casa a sto punto che fa vari big guys e vari star player, che anche quello di Forge World è veramente bello come troll, un'ottima alternativa, giusto per avere, siccome sono monoposa, giusto per avere due troll diversi in campo. Se non sbaglio, tra l'altro, regge il piede di un ogre per picchiare gli avversari, una cosa del genere, giusto? Esattamente. Okay. Esattamente. E, Jacopo, no, questa sera non parliamo delle tue glorie, questa sera ci concentriamo solamente sui pelle verde e come quanto sono scorretti. Le tue glorie le vedremo nelle prossime puntate. Eccoci qua. Oh. Allora, come prima, rapidamente, vedete il numero di profili che qui è aumentato in maniera esponenziale. Tantissimi sono limitati ad avere un solo modello, però, a parte i Goblin Linemen che sono tantissimi. Anche, come vi dicevo, anche questi hanno più o meno sempre lo stesso situazione di reroll. Hanno una a Special Rules in più, che è Underworld Challenge, ma anche questo è solamente per quanto riguarda gli Star Player. Vengono considerati tier 3. È vero, non sono così forti, soprattutto in una lega, perché muoiono abbastanza facilmente, però sono veramente, veramente divertenti. Per chi non lo sapesse, tier 3 non è che sono un po' più deboli, non è che sono ingiocabili, sono una lega a parte. Prima si chiamavano stanti addirittura, non erano classificati, sono un gruppo di team con delle meccaniche, delle gimmick bellissime, divertentissime, scordatevi sostanzialmente di vincere, però soprattutto se, come diceva Ambrogio, se giocate in lega, c'è da dire che fare partite tier 3 stanti contro stanti o addirittura leghe tier 3 riserva delle sorprese magiche. Pensate che in alcuni tornei più grandi, compresi mondiali, esiste il premio per la squadra stanti, che non è quella che vince, quella che sopravvive, quella che si piazza meglio, quella che arriva leggermente più in alto delle altre. Sono una categoria a parte, sostanzialmente. Ecco, perché avendo, come vedete, la loro principale peculiarità è il fatto di avere tutti i modelli, tranne il troll e il fanatico, a solo forza 2, con armatura 8, che è un'armatura media, armatura 8 più, che è un'armatura media, e poco altro. Non sono abbastanza agili, passano, come abbiamo visto prima, quasi tutti nella media, 4, 5, addirittura 6 l'hooligan, o come se anche il troll, anche lui al 5, che il suo unico compito è lanciare i goblin. Però hanno, come vedete, a parte il Goblin Lineman, che è assolutamente identico, per eccezione di Fix Skull, al Goblin Lineman dei Black Orc, tutti gli altri hanno tutta una serie di skill e abilità che li rende unici in partita, e in questo, soprattutto in squadre come questa, diventa fondamentale avere la Special Rules Bribery and Corruption, perché avere le mazzette a metà prezzo ti permette di poter utilizzare le tue armi segrete più di un drive, che altrimenti verrebbero espulse subito alla fine. Per un drive si intende ovviamente una meta o un tempo. Il drive finisce quando una delle squadre segna o quando finisce un tempo. Quindi, se non hai mazzette, essenzialmente le armi segrete le schieri, e se uno fa meta escono, se il tempo finisce escono e giocano poco. Magari tanto fanno danni, ma giocano poco. Ciao Luke, grazie che sei passato, che passi anche tu a vedere e a imparare come si gioca dopo le mazzate che ci siamo dati l'altra sera. E stiamo, allora, ritornando ai nostri amati Goblin, proprio Secret Weapon è questa abilità.
ovvero vieni espulso senza possibilità d'appello alla fine di del drive, che viene data a tutte le unità, a tutti i modelli che hanno un equipaggiamento, diciamo, non propriamente ortodosso alle regole scritte per il Blood Bowl come era pensato. Una motosega, rischi di uscire. Esatto, l'arbitro, diciamo, non ignora il fatto che tu sia in campo, però alla fine diciamo, soprattutto ti prende da parte e prende da parte, calma. E lì devi allungare una mazzetta per far rimanere in campo il giocatore. Però adesso passiamo a vedere proprio cosa fanno queste cose qui, perché abbiamo detto che sono belle, sono divertenti, sono tutto randomiche, ma iniziamo a vederle una per una. Partiamo dal bomba. Il bomba è il bombardiere. È il lanciagranate della squadra. Ha un costo che è irrisorio, perché 45.000 rispetto al 40.000 base è veramente irrisorio, per avere una, secondo me, delle abilità che ti può risolvere facilmente il fatto di avere una forza bassa, ovvero Bombardier. Bombardier praticamente ti permette, durante la sua attivazione, solamente se non si è mosso, di lanciare proprio una granata che lui si porta dietro. Sceglie un modello avversario, gli lancia questa bomba, e se l'avversario riesce a prenderla al volo, la deve subito rilanciare, ma comunque ha un 50% di possibilità che gli esploda in mano. Se invece manca la presa, la bomba cade per terra ed esplode, facendo atterrare tutti i modelli a raggio un quadretto dal punto in cui è atterrata. Questo è utilissimo perché se ad esempio uno riesce per qualsiasi motivo a dare la palla a un ogre e farlo andare in meta senza che i tuoi goblin possano fermarlo, una bomba a mano ben piazzata in mezzo ai piedi dell'ogre lo butta a terra, lo può buttare a terra. E no, in realtà non lo butta direttamente a terra, ma deve fare un tiro armatura con più 2, se non sbaglio. Non è come la motosega che ha più 3. No, sono automaticamente a terra. Sì, sono automaticamente a terra, sì, e poi un armor roll come essere colpito da un mighty blow, quindi ho più uno all'armor, più uno agli injury. Esatto, e a me è capitato proprio l'altra sera di avere i miei nani in fuga con la mia gabbia, e uno snotling ha lanciato una bomba in mezzo alla mia gabbia e mi ha battuto 3 nani senza possibilità che questi potessero fare qualsiasi cosa, perché sono grossi, corazzati, però hanno le mani di cacca e la bomba vogliamo è caduta. Parlare della possibilità di lanciare una bomba in mezzo magari a una gabbia e della possibilità che questa bomba inizi a rimbalzare di giocatore in giocatore, seminando il panico, non sapendo quando finalmente esploderà. Secondo me è una cosa per cui vale la pena giocare Goblin. Esatto. Poi il bomba ha le altre abilità classiche dei Goblin, ovvero dodge e stanti, che li rendono agili e però deboli a corpo a corpo, e appunto Secret Weapon, perché dopo che si è messo a lanciare bombe per tutto il campo, l'arbitro si accorge che ci sono più di un pallone in campo e un pallone non fa quello che dovrebbe fare e lo manda diretto negli sfogliatoi. Poi dopo abbiamo il Luni, che è essenzialmente un po' il folle della squadra ed è l'emblema del Glass Cannon. La sua particolarità, a parte costare come un goblin normale, è portarsi dietro una motosega, chainsaw. La motosega gli dà sostanzialmente, detto rapidamente, più 3 a qualsiasi tiro infortunio, tiro armatura che deve fare, gli permette di non dover atterrare l'avversario e tentare di sventarlo con la motosega, ma in puro stile Goblin esiste sempre la possibilità che la cosa che ritorni in faccia è che l'avversario faccia su di te un tiro armatura con più 3, quindi arrivando ad armatura al 5+. Esiste la possibilità che tu provi ad affettare un avversario e la motosega si inceppe e affetta te. Insomma, può fare malissimo, può farti malissimo. Sì, esatto, Major, gli può praticamente cadere dalle mani e rimbalzargli in faccia. Ed è capitato, ho visto motoseghe arrivare gasatissime, inciampare e andare fuori per la loro stessa motosega, magari facendosi pure un infortunio e finendo direttamente in ospedale. E come per il bomba, vedere un Luni che va in giro e inizia ad affettare cristoni il triplo di lui con una motosega, salvo poi inciampare e segarsi via il naso, è una delle cose per cui vale la pena giocare Goblin. Quindi è il terzo, che è il fanatico, preso direttamente da Warhammer Fantasy, che è esattamente quello che è nel Warhammer Fantasy. È un Goblin
con una catena, con una palla da demolizione alla fine, che va a caso letteralmente per il campo, perché tu gli puoi dare una direzione, ma lui ha un terzo di azzeccare quella direzione, un terzo a destra, un terzo a sinistra, di fare automaticamente blocco con forza 7, perché proprio per dare a, nonostante i goblin hanno forza 2, per dargli questa cosa che la sua palla catena fa fuori qualsiasi cosa, è l'arma, diciamo, è il modello con la più alta forza del gioco. Non esistono modelli a forza 8 e non credo ne esistano neanche altre a forza 7. Forza 7 significa tirare addirittura 3 dadi contro i modelli a forza 3, che è la forza media del gioco. Però, proprio per questo suo andare a caso, è probabile che ti torni in faccia. È probabile che ti abbatta magari un troll mentre sta girando con la sua palla. Ti abbatta. È probabile e che caschi nella folla, che lo picchi. È possibile al solito, che caschi. Come tutti i poveri goblin. È assolutamente sì. E inoltre ha anche un'altra abilità, che è quella No Hands, che non abbiamo ancora visto, che impedisce in qualsiasi caso al fanatico di prendere il pallone. Se il pallone per qualsiasi motivo rimbalza nella casella occupata del fanatico, è come se fosse una presa fallita, fa un fumble, gli cade automaticamente. Anche perché sarebbe abbastanza inutile avere un modello che si muove a caso con la palla in mano, che non può essere praticamente abbattuto. Sarebbe molto divertente vederlo girare per il campo per tutta la partita, però la renderebbe un pochino noiosa. E questi sono, diciamo, i tre modelli folli che caratterizzano questo team, che gli permettono di avere quel... I primi tre modelli? No, questi sono quelli folli, quelli con secret weapon, quelli che escono automaticamente. E sono quelli che adesso vi mostro un attimo nell'altra immagine, sono quelli che vedete in basso sotto il troll classico, che vengono forniti però da Forge World con un kit apposito, che però costa una trentina d'euro, ovvero più o meno quanto una squadra normale. Passiamo a quelli regolamentari, se per così si può dire. Ok, allora passiamo ai goblin normali, sani e senza grosse particolarità. Abbiamo il Pogwer, che è soltanto un goblin con un pogo stick direttamente dagli anni 90, che saltella in giro e nella descrizione gli permetteva di saltare gli avversari, cosa che non si poteva. Adesso se un avversario è per terra lo puoi saltare, quindi puoi continuare a saltarlo, lo salti meglio e puoi saltare anche quelli in piedi. Essenzialmente vai in giro senza... in realtà un... No, Matthew, non sono goblin sani, sono, diciamo, goblin che... Se diciamo che non seguono neanche il regolamento, ma gli arbitri non riescono a trovare una regola che vada contro quello che stanno facendo. Non c'è scritto nessuna parte che non puoi usare un pogo stick in campo. Comunque purtroppo. Sì, goblin sani li puoi avere 16 linemen normalissimi. Che però lì è meno sano l'allenatore. Sì, decisamente. E un altro, direi, sanissimo, proprio assolutamente nella norma di goblin, è l'hooligan. È un giocatore che non ha abilità particolari nella gestione palla, nell'attaccare gli avversari, fa casino. Lui sostanzialmente, se è in campo, se è vicino a qualcuno che prova a lanciare un compagno, prova a passare il pallone, prova a fare qualsiasi tipo di azione che richiede un po' di concentrazione, gli urla nelle orecchie, gli insulta la mamma e lo disturba. È quello che fa. Se viene buttato per terra, diventa incosciente, diventa stordito, la qualsiasi, continua a far casino. Cioè, anche da addormentato, fa casino. Sì. È lì, dà fastidio. È fastidioso. Ma è quello normale, come dice Ambrogio, giustamente. Esatto. Poi passiamo al Doomdiver, che a me piace tantissimo come modello, che è la apoteosi della loro unico modo di avere un potenziale offensivo. Perché... avendo dei modelli così deboli è difficile sfondare le difese, quindi quale modo migliore che non lanciare un goblin che ha delle ali tipo scoiattolo montate artigianalmente e quindi ti può volare più facilmente dietro le difese avversarie? Anche perché, tradotto in termini di gioco, quando io lancio un compagno, lancio un goblin, rimbalza 3 volte in direzioni a caso, che può essere verso la meta, scattera, verso fuori. Non è proprio un rimbalzo, perché è ancora sì, in aria. Comunque devia nel suo lancio, che può andare verso fuori, può andare verso la meta, può tornare indietro, sostanzialmente. Il Doomdiver invece no. Il Doomdiver tu gli dai una direzione di massima, che sia in avanti o laterale, può deviare di 45 gradi su quella direzione, ma lui in quella direzione va.
Quindi in realtà è un pezzo che, a differenza degli altri, ha una forza, non essendo neanche una Secret Weapon. È una vera arma, è probabilmente l'unica vera arma offensiva dei Goblin. Finché il Troll non lo divora. Sì, a meno che non se lo mangi il Troll, ovviamente, ma quello... Quelli sono dettagli, rischi del mestiere, giustamente. Ecco, questi adesso il Troll è esattamente identico a quello del, come si dice, del team dei Black Orc, con, credo, forse l'unica differenza che quell'altro ha agilità 4+, mentre questo ha 5+. E volevo dire un attimo, prima di passare a come affrontarli e come giocarli è abbastanza chiaro. Si fa a caso e si spera che le cose vadano bene. No, non si va a caso, si concentrano le armi nel momento in cui puoi segnare il nemico e scoperto e non si aspetta niente da te, salvo poi corrompere l'arbitro per rifarlo e soprattutto lancia. Esatto, tu lancia esatto. Goblin, manda gli altri allo sbaraglio, lancia Goblin. Chi muore muore, chi sopravvive sopravvive, se facciamo meta abbiamo vinto. Acquistate tante mazzette se giocate Goblin, almeno 4, secondo me è un numero minimo perché è fondamentale. Comunque il buon Luke Sekano Yoshi ci dice: l'Hooligans ha fatto capolino nella precedente edizione, ma non l'ho mai provato. Il resto sì, Bombarolo e Doomdiver non mi hanno mai reso tanto, li proverò di nuovo. Stick, palla catena e motosega sono dei must. Certo. Verissimo, però qua è leggermente cambiato proprio per il nuovo sistema di passaggio che rende il Bombarolo un pochino più efficace, soprattutto a media corta gittata. Perché non è più come la vecchia edizione dove il bombarolo, se l'avversario prendeva la palla, non esplodeva. Adesso c'è comunque una possibilità di esplodergli lo stesso. Mentre il Doomdiver, con la nuova, appunto, che hanno completamente riscritto come il troll utilizza throwing teammates, abbiamo fatto 2-3 partite con Lupo, vedendo non con il Doomdiver, ma con dei goblin normali lanciati, e sono comunque davvero efficaci. Perché grazie a agilità 3, a meno che il troll non sbarelli tanto, atterrano abbastanza facilmente sulle loro gambe. E avere un Doomdiver che ti può andare ulteriormente in avanti con movimento 6, se ti va bene, circa 6 del lancio del troll più di 3 del Doomdiver più 6 di movimento che ha, è facilmente, se il troll riesce a lanciarlo abbastanza decentemente, è una meta quasi assicurata. Come si affrontano? In realtà per affrontarli non c'è ovviamente una strategia unica. Per i goblin quanti roll? Tanti, quanti te ne puoi permettere? Riempi, mi ricordo, sì, i calcoli. Ti prendi Train e Troll, i secondari che vuoi, riempiendo di Goblin Lineman, 4 mazzette e il resto in reroll. Per forza. E si affrontano aspettando che si ammazzino da soli? Sì, più o meno sì. E sai che possono essere pericolosissimi, sai che si possono esplodere in faccia da soli. Però essenzialmente stai lontano da chi fa male, picchia gli altri, riduceli di numero e appena è un pezzo un po' grosso, un corridoio, vai in meta. Piano piano, evita ovviamente che ti accerchino, evita che ti arrivino addosso, perché comunque essendo tanti possono anche fare supporto tra di loro. 3 goblin che bloccano a supporto vuol dire che magari tirano 2 dadi, non è malissimo. Poi da lì ad avere 3 goblin a supporto e questo da solo, hai sbagliato qualcosa. Però ecco, poi si affrontano anche con un gioco veloce, soprattutto le squadre veloci, i goblin soffrono molto perché magari riuscendo anche a fare mete, ma subendole, significa che a ogni meta cambia il drive e il giocatore deve utilizzare delle mazzette per far rimanere in campo i propri giocatori. E già con una meta segnata nel primo tempo, o addirittura 2, arrivi a fine primo tempo che non hai più mazzette per salvare le tue armi speciali, e fare un intero tempo con puntando solamente ai troll e alla mera forza 2 o lanciare goblin a caso sperando che qualcuno arrivi dietro disturbi, non è il massimo, anche perché avendo forze basse in difesa sono fragili. Ecco, per fare il team qua adesso vi abbiamo messo il team completo, che è forse il team più costoso, sempre questo lo ripetiamo, fatto ufficialmente con materiale GV e non con altre... Non si allontana molto, Ambro, come prezzo. Più o meno, perché comunque qui abbiamo la squadra base, che sono tutti i 12 Goblin Linemen, sono una 33 euro, adesso mi sembra che sia il costo standard
delle scatole, sì, che è delle la squadra di Goblin, che ti vendono la squadra di Goblin. Poi i troll sono anche quelli, quello Forgeworld è più costoso, mentre quello classico sta intorno ai 20-25 euro pure lui. Quello di Forgeworld sta sopra i 30. I boost di Forgeworld, anche quelli stanno sui 30-33 euro, costano esattamente come la squadra, quindi fare un'intera squadra di Goblin ti viene a costare circa 120 euro, fatta in questa maniera, che è la più completa e diversificata possibile, contro magari i soli 30 che sono sufficienti per esempio una squadra di nani. Sì, tra l'altro io non ho mai capito questa cosa, dove le squadre di tier più alte essenzialmente con la scatola e poco altro riesci ad avere il team completo. Quando scendi di tier devi iniziare a prendere forward, devi iniziare a prendere scatole. Sono scelte di cuore. Sì, sostanzialmente sì, è proprio filosofia GW vecchio stile. Prima lobby, il gioco giusto perché avete le miniature. Vi diamo le cose belle, vi diamo le cose divertenti, non importa se siamo forti o no. Ecco, questo, diciamo, abbiamo esaurito quello che potevamo dire sui Goblin, come affrontarli. Giocate Goblin, è divertente. Goblin è divertente. Ogni motivo buono ogni motivo è buono per poter giocare Goblin. Sì, io ce li ho ancora qua da dipingere, perché ho scelto ovviamente i miei, per chi mi conosce, io sa che sono un amante dei nani, ho comprato i nani, non sapevo neanche giocare. Ho fatto la mia prima partita contro i Goblin, non avevo neanche finito di giocare che ero già sul sito GW per ordinarli, perché sono veramente belli. Giustamente Luca dice: giocare Goblin non conta il prezzo, ma l'amore per loro. Goblin è amore, giocare Goblin è amore. Andiamo pure avanti. Verissimo. Adesso passiamo all'altra squadra che chiude questo trio dedicato agli orchi, che forse anche a questo punto quella classica, prima che questi due team sono un po' nati dal vero e proprio team degli orchi, che è stato indebolito secondo me con abbastanza in questa nuova edizione, ma rimane comunque uno dei team più completi, che può fare veramente tutto in ottima maniera. Sì, può fare tutto in ottima maniera. Adesso sinceramente con gli orchi non ho una grande esperienza, ci ho solo giocato contro. Non mi pare che Animosity fosse così diffusa nel team. Il thrower deve superare un test per passare la palla a chiunque, ma il thrower è il lanciatore della squadra. Non è male come cosa. Sì, hanno dato questa possibilità, questa più lore, ovvero che gli orchi, quando stanno insieme in un'unica cosa, passano più tempo a menarsi tra di loro che a menare i propri nemici. Ecco, quindi questo team, anche qua abbiamo nelle special rules, in questo caso, siccome sono un team più corretto, per così dire, e non hanno accesso alle bribes a prezzo dimezzato. Non sono più corretti, non sono altrettanto organizzati. Ok, mettiamola così. I goblin sono più che altro carne da macello, che possono aggiungere un tocco di colore al team. Hanno sempre lo stesso prezzo per il reroll, vengono considerati tier 1, anche se con questo discorso dell'animosity non so, perché ti può in un momento critico fallire un test di animosità. Comunque sono pezzi mediamente forti con un costo relativamente basso. Animosity è un problema, ma loro non si basano completamente sul passaggio, quindi in realtà è anche abbastanza girabile, perché Animosity sostanzialmente entra in campo nel momento in cui la palla passa di mano, non in altri momenti. Sekano Yoshi chiede: come funziona esattamente Animosity? Cosa è cambiato? Animosità è semplicissima: quando tu provi a fare un end-off, quindi dare la palla a contatto o passare il pallone a uno dei compagni di squadra indicati nell'abilità, per esempio un lineman a un altro lineman, un thrower a chiunque, un big gun blockers a un altro big gun blockers, devi tirare un dado, con 2+ riesce a passarla perché si morde la lingua, con 1 si incazza e non gli dai il pallone, se lo tiene. La palla è mia, non te la do. Sì, palla è mia, gioco io. Ecco, su questo, quindi il team è un team medio, cioè come caratteristiche, perché forza 3 classica dei giocatori medi, hanno accesso ai big gun blockers, che sono esattamente i Black Orc. Sì, sono i Black Orc meno disciplinati, quindi non possono passare il pallone e hanno Animosity.
E non hanno Grab e che... E non hanno Grab e Brawler. Che sono veramente E hanno accesso anche al Troll, che costa uguale a quello dei Black Orc, stesso, probabilmente stesso anche modello. La differenza è che l'owner ha il 4+. Vuol dire che nel momento in cui provo a usare un reroll per ritirare un tiro relativo al Troll, se lo faccio nella squadra di Black Orc che abbiamo visto prima, devo fare un tiro al 3+, per riuscire a ritirare quel dado. Qua devo farlo al 4+. Cambia poco, perché è raro che tu arrivi a usare reroll con i Troll, però comunque qualcosa da segnalare. Invece, passando a... Sì, i Goblin sono classici Goblin, mentre gli Orchi, ovvero i Linemen, i Throwers e i Blitzer, sono la cosa che caratterizza veramente il team. Sì, sono anche quello che alla fine va a creare i punti di forza del team, perché a differenza del team di Orchi che abbiamo visto prima, che ha poche possibilità tattiche, un team di Orchi classico come questo ne ha tante. Possiamo avere due thrower. Thrower vuol dire che ripeti i tiri per passare falliti, vuol dire che ripeti i tiri per raccogliere falliti. È molto più semplice avere la palla in mano, perché se vi ricordo che se si fallisce la raccolta della palla, il turno cambia, cioè turnover, quindi è un vantaggio non da poco. Abbiamo i blitzer, che oltre ad essere più veloci di un orco normale, arriva ad essere veloci come un goblin, quindi se la corrono in giro possono andare in supporto, possono giocare anche in centro per andare a portare il supporto sulle fasce in caso di necessità. Non sono male, hanno block, quindi molto più difficili da buttare per terra, molto più resistenti. Oppure abbiamo i Beacon Blockers, che sono Black Horse, quindi da prima linea, da blocco, da attacco all'avversario. Abbiamo varie strategie viabili, possiamo lanciare Goblin, possiamo far scattare un Blitzer e passare la palla, possiamo riempirci di Linemen con forza e velocità medie, e creare gabbie mettendo i Beacon Blockers e loro che vanno a disturbare. Abbiamo tantissime in realtà tattiche, motivo per cui sono in tier 1. Inoltre hanno reroll a 60.000. Non sono particolarmente economici, ma non sono neanche particolarmente costosi. Normalmente un 3, dai 2 ai 4 reroll a inizio lega o per partita singola arrivi ad averli senza problemi. Hanno accesso all'apotecario. Vuol dire che un pezzo livellato, vuol dire che un pezzo un po' grosso ti subisce una brutta sorte, si rompe un ginocchio, si spacca il collo, si incassa una vertebra, si storta il mignolo, nessun problema, c'è l'apotecario, possiamo tentare di tirarlo dritto. Sono divertenti, sono... Molto flessibili. Sono versatili, esatto, sono flessibili e versatili. Questo infatti li rende belli da giocare, perché ti puoi adattare facilmente a chi è davanti. Se hai anche un team con qualche riserva, puoi variare facilmente la tua difesa a seconda dell'avversario che hai davanti, mentre se li affronti sono molto complicati, perché loro riescono facilmente ad adattarsi alla tua tipologia di attacco. Se sei uno che fa gabbie, ti piazzano facilmente i Big Gun Blockers e il Troll a rallentarti. Se sei uno già agile, riempono con i Blitzer e i Goblin, e quindi si coprono facilmente le spalle. Sono belli tosti da affrontare. Stratamente, e per quanto dici, hanno poca organizzazione per il fatto di non avere le bribes, ma sono stranamente organizzati per essere degli orchi, anziché andare dritto per dritto come invece sono i Black Orc, che sono più organizzati e specializzati. Sono, infatti, tra l'altro erano nel pacco base del 2016, nella prima stagione, quella che adesso è la first season, insieme agli umani, perché sono un po' due facce alla stessa medaglia. Sono entrambi team versatili, gli umani più sul gioco veloce, gioco per canali, gioco di passaggi, loro di più sul gioco di picchio, gioco fisico, falli. Però secondo me era abbastanza impari, perché li ho sempre considerati molto più forti dei normali. Anche qua vengono tutti in una scatola base, però hai nella scatola base, se non sbaglio, solo due Blitzer e due Big Gun, per cui vanno gli altri due vanno comprati separatamente. E non hai Goblin, se non sbaglio. Non hai i Goblin, vanno anche quelli presi separatamente, e anche il Troll va acquistato separatamente. Quindi anche questi, per quanto si possano giocare tranquillamente con il team base, sono comunque efficaci. Mai piaciuta, Sekano Yoshi dice, mai piaciuta questa squadra, troppo anonime senza personalità. Sai che concordo assolutamente, anche a me. Sono classici orchi, erano la classica squadra da pacco base. Però se al posto di orchi fossero state un'altra razza, tipo
uomini, bestie, umani, non credo che nessuno si sarebbe lamentato. Non so, hanno qualcosa no, che no, sì, non hanno una particolarità vera, se non Animosity. Esatto, questo Animosity secondo me gli ha dato un tocco orchesco decisamente più fattibile, anche perché io mi ricordo ai tempi di Warhammer Fantasy, vedere il giocatore degli orchi fallire i test di animosità con le proprie unità schierate in campo e rimanere bloccato a guardare i propri orchi che si menano senza poter fare niente. Ehi, guarda, Bob è in meta, mi posso lanciare la palla? No, mi sa antipatico Bob. Esatto. Non gliela do la palla. Sì, sugli orchi non credo che ci sia altro da aggiungere, anche questi se presi completi diventano abbastanza costosi, ma già solo col team base e un troll si può giocare tranquillamente a ottimo livello. Sì, Jacopo dice, detto che io a parte le gabbie non vedo fare altro agli orchi sostanzialmente, è vero, ma tu se non sbagli solito giochi Undead, comunque sono abbastanza fisici, vai a giocare contro orchi contro nani, vediamo se gli orchi si mettono a fare gabbie o iniziano a passare il pallone. O a fare qualcosa di un pochino più... Opidior. Qualcosa di diverso. E intanto, prima di passare alla prossima, perché ho visto che in chat c'è stato un po' di richiamo a questo Uroro, che è l'iniziativa lanciata dal Major Talk, questo mese è il primo mese che lo facciamo, ovvero il nostro giveaway. Se fate punto esclamativo giveaway c'è tutta la spiegazione dettagliata, ma rapidamente cos'è? Praticamente abbiamo deciso, per ringraziarvi del supporto che ci date, delle serate che passiamo insieme, di tutte le donazioni e anche di quanto contribuite alle nostre live scrivendo commenti, facendo domande, alla live della domenica mattina del Major Café, l'ultima domenica del mese, ci sarà un'estrazione per appunto la miniatura che vendete in basso a destra, quella di John Garrett, un busto stampato dal nostro Major. E come funziona? Praticamente voi acquisite Uroro durante le live e lo acquisite facendo la sub al canale, facendo donazioni, ma anche semplicemente commentando e facendo domande. Adesso non mi ricordo esattamente l'algoritmo preciso, ma più commentate più Uroro accumulate. Infatti io, che sono un mezzo pazzo, che a parte le donazioni sono sempre a scrivere quando non sono qui a parlare, ne ho accumulato oltre 3000, che è un numero veramente fuori di testa. E quindi quando questo Uroro che voi accumulate, potete acquistare dei biglietti che adesso dovrebbero essere 250 Uroro a biglietto, un massimo di 5 biglietti, e li potete acquistare o durante le live, oppure durante la live finale del Major Café la domenica mattina, e poi ci sarà un'estrazione e il fortunato vincitore riceverà questo busto di John Garrett direttamente spedito a casa sua. Adesso si è detto cagate, come l'ultima volta l'avevo detta malissimo, Major, questa volta sono stato molto più bravo, quindi mi merito una stellina di merito. Finito il momento pubblicità per questa bellissima iniziativa del nostro Major, passiamo alle ultime due squadre di questo primo episodio di Pugni e Mazzette, per quella che secondo me è una delle squadre che è bellissima esteticamente, ma con cui è veramente, veramente difficile giocare. Sto parlando degli Ogre. Che dire? Parliamo degli Ogre. Gli Ogre sono un team... Metti un attimo le statistiche, per favore. Subito. Sono un team sulla carta... forte. Sulla carta sono forti. Alto movimento, alta forza, alta armatura, discreta agilità, costo da big guy, però comunque arrivi a fare la tua squadra completa. Piccolo problema, tutti hanno Boned. Tutti quanti, quando li attivi, devi tirare un dado. Se fallisci il tiro di dado, quel modello non si attiva e perdere zone di passaggio, le zone di placcaggio. Vuol dire che non è più utile in difesa il turno dopo, vuol dire che se tu hai se sei particolarmente sfortunato, hai una linea di ogre, nessuno si attiva, non solo perdi il turno, ma l'avversario ha letteralmente però devi fare libero. Una serie di uno sì, senza certo, senso. Però
anche perderne uno o due rischia di crearti delle voragini a difesa, contando che sì, è vero, hai altri pezzi per chiudere dietro, per sopperire di Knobla, la forza 1 vuol dire che tutti li bloccano a tre dadi, vuol dire che tutti li fanno malissimo. Hanno armatura al 6, che probabilmente è la più bassa, se non sbaglio è la più bassa del gioco. Sì, con gli Snotling, uguale agli Snotling. Sì, è la più bassa che è possibile avere nel gioco. Vuol dire che non solo te li picchiano facilmente, te li picchiano bene, ma ti fanno anche male molto facilmente e molto bene. Se funzionano, funzionano, Sì, però hanno non una... funzionano. Non funzionano, almeno questo è quello che ho visto nelle vecchie edizioni. Qua hanno cambiato un paio di cose che secondo me li possono rendere interessanti. Allora, rispetto alle squadre di orchi, si vede subito che i reroll costano ben 70.000, quindi sono molto più cari, perché già acquistarne in grande numero va a influire molto di più rispetto ai 60 o ai 50.000. Però hanno nelle loro special rules un'abilità che è molto particolare. Allora, Badlands, Brawl e Old World Classic sono keyword, diciamo, per solamente gli star player. Low Cost Lineman, esatto. Low Cost Lineman è praticamente, siccome da lore i linemen di queste squadre sono letteralmente cattati su dal pubblico prima della partita, non hanno un vero valore. E questo si rispecchia nel gioco del fatto che quando si calcola il team value, ovvero il valore della squadra prima di poter acquistare gli inducement, il valore dei linemen non viene contato. Quindi se uno ad esempio 10 Gnoblar, quindi ha speso 150.000 monete d'oro per acquistare 10 Gnoblar, soldi, 150.000 soldi, esatto, monetine. Nel team value della squadra non ci saranno, quindi avrai comunque, giocando ad esempio iniziando una lega dove entrambe le squadre hanno 1.000.000, tu avrai già di base 150.000 soldi per comprare degli inducement. E questa è una meccanica che sono veramente curioso di vedere all'interno di una lega. Soprattutto da noi ci sarà un ragazzo che giocherà a Snotling, che ce l'hanno anche loro, ma gli Snotling li vediamo dopo, che anche quelli sono veramente particolari. Sì, l'ultima roba veramente simpatica da puntualizzare degli ogre è che, come vedete, c'è un profilo che è l'ogre Runt Panther, che puoi averne solo uno, che è il calciatore. Ma non del pallone, perché per regolamento tu puoi fare o un passaggio o un floating mate a turno. Vuol dire che o faccio un passaggio della palla o lancio un compagno. Il Panther però non ha floating mate, ha kick teammate. Vuol dire che puoi farlo in aggiunta al lancio del compagno e funziona alla stessa maniera. La differenza è che se questo qua fai fumble, quindi lo fallisci con uno, fai un fallimento critico sostanzialmente, al posto di rimbalzare in giro, è sempre difficile atterrare, lo picchi in testa e il goblin viene rimosso dal gioco, il Gnoblar viene rimosso dal gioco e muore sostanzialmente. Quindi la possibilità di ucciderlo sul colpo un po' come mangiarlo, però ti permette di lanciarne due a turno. È molto carina come cosa, e io sinceramente apprezzo anche molto il modello del calciatore, di questo ogre gigante pronto col piede carico. Ecco. Però prima di... tu sei passato subito agli ogre, però con la nuova edizione i Gnoblar sono veramente interessanti, perché hanno tutta una serie di abilità che sommate tra di loro li rendono dei modelli praticamente inarrestabili, per quanto sembra un ossimoro questa parola, nel superare le difese nemiche. Ovvero sì, la combo, chiamiamola così, dodge, stanti e ticci. Sidestep è difensivo, però è più sul blocco. Praticamente, cos'è che fanno queste tre abilità? Come abbiamo detto, dodge ti permette di ripetere i test di schivata. Stanti ti permette di ignorare le zone di placcaggio, quindi tu farai sempre un test di agilità senza modificatori. E ticci ti permette di avere un bonus di più uno a tutti i test di schivata. Quindi uno Gnoblar schiverà sempre e salterà sempre da una zona di placcaggio all'altra al 2 o più ripetibile. E questa è una cosa veramente forte per superare le difese nemiche. Certo, finché non lo prendono. Finché non lo prendono. Quando lo prendono finisce malissimo. Ciao Gnoblar.
però questo ti permette anche in difesa di entrare magari nelle gabbie che ti stanno attaccando e sacrificare dei pezzi però per rallentare l'avversario o obbligarlo a sprecare dei blocchi su dei modelli che sono di scarso interesse per lui. Sì, e lasciando... contraltare che è vero, è facile entrare nelle gabbie, perché entra il 2 più 1 nelle gabbie, il contraltare che contro un pezzo assolutamente medio ti ritreda di conto quando vai a bloccare. Ecco, proprio su questo è la vera debolezza di questo team. Allora, il team è, come adesso ve lo ripropongo, è veramente bello. Le sculture degli Gnoblar sono semplicemente meravigliose e una più divertente dell'altra. Ma anche il kicker è bellissimo. Il contro è proprio gli Gnoblar, perché loro sono gli unici con le capacità di avere la palla, di, diciamo, giostrare il gioco, però durano poco. Perché se l'avversario evita, come ovvio che sia, di andarsi a menare con gli ogre e concentra tutta la sua furia sui poveri Gnoblar, arrivi a secondo tempo che hai gli ogre in campo e poco altro. Vuol dire che 5 modelli che magari non attivano. Che magari non si attivano. Oltretutto non ha, a parte il schivare, infilarsi nelle difese con la loro agilità e venire calciati e lanciati dagli ogre, non hanno altre vere e proprie strategie offensive. Jacopo giustamente chiede: e quando la prendi la palla? Quando te la calciano, basta. Perché prendi la palla? No, certo. È come i Goblin o come adesso vedremo gli Snotlings, sono quei team con, come diciamo prima, delle gimmick molto divertenti, ma solo divertenti, non particolarmente competitive, non particolarmente forti. Sicuramente danno origine a partite in cui ti fai un sacco di risate, sicuramente è divertentissimo da giocarci. Esatto, poi tier 3 appunto per questo. Di contro gli ogre, avendo tutti Mighty Blow, peccano il fatto di non avere blocco e avendo che possono acquisirlo solo con un doppio, perché General è un'abilità secondaria. Questa è una vera pecca del loro profilo, perché non avere blocco su un pezzo a forza 5 comunque ti limita molto l'utilizzo che puoi fare. Inoltre non possono apprendere in nessun modo abilità di passaggio, quindi è difficile anche farli diventare dei... o dei thrower, o anche semplicemente dargli insurance per accogliere la palla. Beh no, il Panther può, è primary passage. No, sto parlando gli Gnoblar, sì, no, gli Gnoblar non possono avere... No, Gnoblar, dico. Cioè, Gnoblar solo agilità. Beh, perché tu pensi di arrivare a far livellare uno Gnoblar? Se sopravvive, tanta roba. Giustamente Jacopo dice che le miniature più belle sono gli Halfling, ma loro sono fuori categoria, la panza di fuori e le pentole in testa. Vero, basta. Vero. Poi anche quelli li andremo a vedere, perché hanno anche loro delle gimmick e delle abilità che sono veramente fantastiche. Però ci dedicheremo una puntata dedicata alle fazioni provenienti dal vecchio impero. Ah, non una Questo puntata dedicata agli Halfling. Potremmo anche fare una puntata solamente dedicata agli Halfling, okay, vedendoli posso. Uno per uno, sarebbe assolutamente fantastico. Però sono, Pepito dice, sono più mobili di una mummia. Tutto è più mobile di una mummia. Solo un uomo albero è meno mobile di una mummia. Perché l'uomo albero pianta le radici, non per altro. Esattamente. Ecco, sul fatto di essere stupendi, adesso abbiamo visto anche un po' di miniature, e c'è da dire che proprio per il fatto di avere questa concorrenza con altre case, la GV si sta veramente impegnando, perché sta cacando fuori per Blood Bowl. Le miniature sono una più bella dell'altra. Di tutte le squadre uscite da un anno e mezzo a questa parte, non ce n'è una che abbia un modello brutto, che mi venga in mente almeno. Sono veramente impegnati, sono veramente sculture meravigliose. E poi a gusto, però sì, sono molto carine. A certo. Parte sta mania di mettere come nuovi umani le cose piccole che si rompono facilmente, che mi danno sui nervi. Tipo le ali, tipo gli stecchi, tipo... Il fatto che tu sia medico chirurgo e dica questa cosa non mi fa molto bene. Vabbè. Allora, potremmo passare, dopo aver visto il team, che se pensate che gli Gnoblar siano deboli, non avete ancora visto gli Snotling. Però posso dire, tra i tre team stanti che abbiamo visto oggi, Goblin, Ogre e Snotling, che stiamo per vedere, sicuramente i più interessanti sono gli Snotling, oltre i Goblin. Sicuramente più degli Ogre. Sono un team veramente, veramente interessante. Nuovissimo. Con tante gimmick, tante cose divertenti.
Ecco, allora partiamo come al solito, anche qui vediamo subito, hanno bribery, corruption e locust linemen, quindi mazzette più economiche, fondamentale per, come vedremo, perché l'unico pezzo decente che hanno è a circuit weapon, che poi non è neanche così decente dopo averlo affrontato, e locust linemen perché appunto ti riempi di snotling e qua è fondamentale avere gli inducement più dell'avversario. Sono un tier 3, anche se avendoli affrontati una sola volta, proprio un paio di sere fa, con un team di nani, non hanno delle meccaniche che non pensavo mi dessero così tanto fastidio. E infatti alla fine abbiamo pareggiato. Io non sono un bravissimo giocatore, però non mi aspettavo che si infilassero così tanto da tutte le parti. Un vero nano si suiciderebbe per aver pareggiato con uno snotling, sappilo. Vabbè, mi sono affogato e mi dispiace. La barba. No, mai. Mai. Bene, perché sono così belli? Che cosa fanno sti snotling? Allora, guardando cosa fanno questi snotling, per esempio un fungus flingas, che è una sorta di bombardier con una mobilità aumentata, la possibilità di zoggiare facilmente e... allora partiamo dei due mondi, partiamo un po' con ordine. E hanno una meccanica nuova introdotta con questa, con questa regola, che è swarming. Come vedete, lo Snotlick Lineman ha praticamente le stesse abilità di uno Gnoblar. Ha più o meno il profilo identico, stesso movimento, forza, agilità, abilità, stesse skills e tratti, in più ha swarming. Swarming è praticamente l'abilità che rappresenta il fatto che sono tantissimi, piccolissimi, e l'arbitro non riesce a tenere davvero il conto di quanti ne stiano entrando in campo. Quindi all'inizio di ogni drive, in cui dopo che hai schierato la tua squadra e dopo che hai fatto il calcio, o è stato fatto il calcio, ma prima del tiro sulla tabella degli eventi, il giocatore di questa squadra può schierare di 3 Gnoblar in più in qualsiasi posizione del campo. È un'ottima meccanica per andare magari a coprirsi nella fattispecie di dove l'avversario è riuscito a fregarti nello schieramento, ma soprattutto può iniziare una partita con 14 giocatori contro 11, e in un team così è fondamentale avere tanta gente in campo, perché ne resta veramente veramente poca. E questa meccanica, appena l'ho letta, sono stato tentatissimo di prendere anche questo team, poi mi sono fermato un attimo perché troppi progetti, troppe cose, basta acquisti compulsivi. Ormai Lupo conosce bene i miei messaggi, ho fatto un errore, e la sua risposta è sempre: cosa hai comprato? Bene, dopo aver passato alla linea di fuoco degli Snotling, che sono banalmente carne da cannone, passiamo ai modelli che li rendono particolari. Il Fungus Flingas, come dicevi, che è un bombardiere in tutto e per tutto. Ha tutte le caratteristiche che dodge, red staff, sidestep e stanti che hanno i snotling normali. Ha bombardiere, che è molto utile perché, avendo solamente il pump wagon e il train troll con forza diversa da uno, questo modello ti permette di sfondare, magari come mi è successo, una bomba ben lanciata, può mettere KO il portatore di palla, e poi uno snotling che si infila in mezzo agli avversari senza malus, può raccogliere il pallone ed entrarne in possesso facilmente. E questa tattica qui contro di me ha funzionato con un'efficacia che non mi aspettavo. Ho visto uno snotling evitare, mi pare, 5-6 zone di placcaggio, andare a raccogliere il pallone e poi fare un handoff a un suo compagno che si è allontanato, poi non era più prendibile dai nani. Anche loro giochi con esatto, Sekeno Yoshi, anche loro li giochi con gloria assoluta. Però il fatto di averne così tanti è utile perché i pezzi isolati dell'avversario riesci facilmente ad aggirarli con 3 o addirittura 4 modelli, e quindi andare a fare un blocco con 1 o addirittura 2 dadi a favore. Perché ne hai davvero tanti in campo, e se l'avversario fa l'errore di lasciare un modello da solo, lo assaltano horda. Inoltre, rispetto ai goblin, con cui condividono in realtà molte abilità e anche essenzialmente il senso di fondo dei pezzi, le abilità dei pezzi, costano meno e puoi schierarne di più, perché i goblin con i bombardieri, con i pogoer, sono limitati a 1 per squadra, gli snotling a 2. Gli snotling costano mediamente 10-15 mila monete d'oro in meno per avere la stessa abilità e un di meno in forza.
Quindi giustamente, come dice Ambro, fanno swarming, ti arrivano addosso in gruppo, ti fanno malissimo. Ecco, infatti hanno in questo caso, per quanto anche il Pump Wagon, che dopo vediamo, sia utile, Bribery e Corruption serve soprattutto per il Fungus Flingas. Io ho visto, secondo me, la cosa migliore è averne uno in campo e forse uno in panchina, ma comunque ti costa due volte uno Snotling normale e averne due in campo non ti serve. Piuttosto è meglio uno e spendere qualcosa in più in Bribery. L'altro appunto con Secret Weapon, saltiamo, è il Pump Wagon, che è l'altro unico pezzo con Secret Weapon. Anche qui conviene averne, secondo me, uno, perché due Trained Trolls e un Pump Wagon sono comunque un'ottima linea su cui contare. E cos'è il Pump Wagon? Il Pump Wagon è letteralmente un trabiccolo costruito alla bella e meglio, che qua vediamo, da degli Snotling, su cui entrano in campo e fanno casino. È un pezzo che sostanzialmente la sua unico scopo è investire gli avversari. E infatti lo fa grazie alle abilità di Juggernaut, di Mighty Blow, Stand Firm, che ti permette di non venire spostato nel momento in cui vieni bloccato, vieni atterrato da un avversario o vieni sospinto all'indietro. Dirty Player, che ti dà un bonus solo se fai fallo, che insommato a Mighty Blow iniziano a diventare dei pezzi interessanti per i pochi sfortunati avversari che cadono a terra. Di contro è un pezzo estremamente lento, costoso, su cui l'avversario, non così corazzato perché comunque armatura al 9 rispetto a quella dei troll al 10, addirittura all'11 di certi altri pezzi, e non, è stato il pezzo che quando l'ho affrontato mi è sembrato più inutile, perché ok, ti obbliga a bloccartelo, però una volta impantanato sta lì, prende botte, viene smontato lentamente finché non crolla sotto il suo stesso peso e viene portato fuori dal campo. Sì, diciamo che guardando un pochino in quadro, poi ovviamente l'ultimo pezzo sono i Trained Trolls, che sono pari pari quelli degli orchi da vinci. Sempre la stessa cosa, però questi, con l'owner. In questo caso è una versione addestrata, quindi l'owner altre più, ma cambia poco. Diciamo che la cosa interessante degli Snotling, appunto, è l'utilizzo delle armi speciali, è il quanti ne schieri, è il saturare il campo, è il andare addosso all'avversario in tanti per fargli fuori un pezzo grosso. Inutile dire che siamo nell'ambito del CR3, che siamo nell'ambito dello Stanti, che siamo sostanzialmente a una coppia più piccola e più numerosa dei Goblin, quindi non aspettatevi strategie complicate o grande efficacia. Cioè sì, ok, vado a picchiare il pezzo grosso, l'avversario ne ha altri 10, ma vado a picchiare il pezzo grosso. Infatti, l'altra, appunto, si comportano abbastanza bene offensivamente, perché il Fanoppas ha il Pogo Stick, esattamente come quello dei Goblin, solo che in questo caso non è un Pogo Stick, ma è, lo vedete, è il modello più in basso a sinistra, è letteralmente una specie di palla, in pratica è su una palla rimbalzante e rimbalza in giro per il campo facendo casino. E scusa, utile. Sì? Se Kainoshi chiede cosa di diverso il Trained Troll rispetto ai troll normali, assolutamente nulla se non l'owner. Un troll normale ce l'ha il 4 più, quindi più difficile usare un reroll. Un troll addestrato, un trained, ce l'ha il 3 più, quindi più facile usare un reroll. Tutto lì. Esatto, infatti quello trained che abbiamo visto all'inizio ha l'owner 3, quello dei goblin che anche lui ha addestrato all'owner 3, mentre quello degli orchi classici sia l'unico non addestrato. No, aspetta, questi sono gli ogre. Ecco, gli orchi classici ha l'owner al 4P. Per il resto sono assolutamente identici. Il non addestrato costa anche di meno. No, costa uguale. No, costano uguali, cambia solo l'owner. È vero. Cambia solo l'owner. Se lo costasse differenza. 125, non so perché. No, se... Ecco, e infine l'altro pezzo utile, perché appunto il Fanoppas ti permette di saltare attraverso gli avversari. Ciao Ale, B-Bones, che anche lui viene a vedere i troll, che ti permette di saltare dietro gli avversari quando la linea di difesa è troppo compatta e non riescono a infilarsi in mezzo. Grazie al Pogo possono saltare oltre e andare a rompere le balle, però comunque un tiro al 3+
sempre un po' rischioso lo è. Rientra tutto nel è divertente. Rientra tutto nel gioca di snorkeling, sì. Ve li consigliamo? Sì, sono divertenti. Assolutamente. Vuoi farci le leghe? No. Vuoi farti le risate? Sì, compri, belli. I modelli sono belli, le abilità sono belle, le situazioni che si vengono a creare sono divertenti. E ne moriranno tanti, questa cosa mi fa sempre ridere un sacco. Quello, infatti, quando li ho affrontati è stato bellissimo perché il mio avversario erano in 16, aveva 16 modelli, squadra completa, e aveva un solo troll perché non aveva il modello, quindi ha giocato un troll e due Pampuegon, ma a fine partita in campo aveva solamente un troll atterrato e un Pampuegon atterrato. Basta, questo era tutto ciò che gli era rimasto in campo, perché avendo armatura solo al 6 e andando fuori dal campo al 7 per stanti, è abbastanza facile mandare fuori orde di Snotling, e questo li rende molto molto deboli nella Lega. E per assurdo, a parte, finiamo un attimo con gli Steel Tyrannas, che sono l'unico, hanno un'abilità che non abbiamo ancora visto, che è Sprint, che non è niente di più che avere una possibilità di fare un terzo Go For It, o adesso si chiama Rush, non è più chiamato Go For It ed è un peccato perché era comunque un nome particolare, anziché i due classici di tutti gli altri. Molto utile in combinazione col Trained Trolls, perché ti permette un potenziale movimento di 9. Una possibilità in più per morire. Anche gli Snotling hanno il limite di 16 pezzi nel team, o è possibile averne di più in squadra? Adesso, se non sbaglio, non avevano il limite loro, però non vorrei dire una cavolata. Come abilità di squadra degli Snotling, però non ne sono sicuro al 100%. Potevano sforare il roster, ma non sono sicuro. Mi viene il dubbio, sai. Lo verificheremo assolutamente, e approfitto di questa cosa per chiunque non ci sia ancora di ragazzi in chat, di venire nel nostro gruppo Telegram, dove chiariremo assolutamente questa questione, che adesso, quando ci ho giocato io, il mio avversario ha usato il team limite di 16, perché in low cost lineman non è specificato che tu possa avere più di 16 modelli, e credo che sia una limitazione di tutti i roster, soprattutto perché non lo so. Allora, se non sbaglio, hanno l'abilità di avere un roster massimo di 16 normalmente, ma di poter nel giorno della partita prendere giorni mercenari, star player, eccedendo i 16 del roster, quindi arrivare ad averne tipo 22, una roba del genere, cioè arrivare ad averne più di 16 in partita, portartene più di 16. Questa meccanica me l'ero persa nel varie, perché leggendo non ho riletto tutto preciso, perché molte cose erano uguali al vecchio manuale. Bibbons costano come una squadra normale, circa una trentina di euro più o meno. Sì, esatto, e nella squadra normale hai tutto ad eccezione dei troll. Che sono 15 euro l'uno, se non sbaglio? No, sono 20, una ventina d'euro, 23 euro mi pare. Sì, sono giocabilissimi anche senza troll, perché tanto, abbiamo detto, non punti all'efficacia se giochi Snotling. Sì, però se non giochi troll sono frustranti, perché non fai veramente nulla. Il troll è uno dei pochi pezzi che fa preoccupare l'avversario, dando più libertà agli Snotling. Preoccupare, sì. Alla fine fanno quelle che le riescono a fare. Ecco, una sfida, Vibons, te li compri e facciamo Snotling Goblin, assolutamente. Adesso parlo col Major, perché quella la trasmettiamo assolutamente in diretta qui sul canale, perché dovrete tutti assistere allo spettacolo che è una partita di quel genere. Che sai come inizia, non sai non come finisce, non sai se finisce. Sì, possibile finire anche con 5 membri per squadra, follie pure. Questo è quello che abbiamo da dirvi su anche tutti i team di Pelle Verde, questo che gli Snotling, l'ultimo uscito, che è bellissimo come team, e i modelli anche qua si sono superati, soprattutto per la fantasia di dire quello con i trampoli corre più veloce perché ha le gambe più lunghe, e quello sulla palla rimbalzina è il quello con il pogo. Sono un team bellissimo, l'unico un po' un peccato è vedere che stona, che il troll, avendo il goblin classico in mano,
stona un pochino nell'immagine con però si può immediare prendendo il troll di Forward, che è quello con la col piede d'ogre in mano, e fa anche l'ore perfetto. Esatto. Si può fare un piccolo lavoro di modifica, e anche perché, se non mi ricordo male, che dovrei averlo ma non ce l'ho portato di mano, nel vecchio regolamento gli Snotling erano già presenti. Se ti ricordi, con l'uscita del manuale che univa Death Zone 1 e Death Zone 2... Sì, con l'annual. Esatto, tu potevi avere il... Un momento che si sta spegnendo il televisore. Ecco fatto. Potevi avere il pallone speciale dei Goblin, che inserivi uno Snotling all'interno del pallone dei Goblin e questo poteva ribellarsi e fuggire in meta da solo. Ed era una meccanica che era meravigliosa e spero che assolutamente introducano. Vabbè, sono stati promossi la palla squadra effettiva, non male per il tuo. Sì, sì, esatto. E adesso, siccome abbiamo ancora qualche minuto prima di passare ai saluti, e vorremmo vedere anche un paio di star player, sempre in questo dedicati, diciamo, all'ambito dei Pelle Verde, che sono gli unici due, un orco e un goblin, di cui uno è quello uscito con l'ultima scatola. Per quanto gli star player, soprattutto nelle leghe, si vedano poco, sono dei pezzi particolari. Cos'è uno star player, Lupo, rispetto a un membro della squadra normale? Uno star player è a tutti gli effetti un inducement, vuol dire un bonus che puoi comprare pre-partita solo per quella partita. Sono pezzi con una storia propria, perché sono molto caratterizzati, hanno un nome proprio, hanno una storia, hanno delle abilità coerenti con la loro storia, costano una follia, sono spesso molto forti o hanno effetti molto particolari, e li puoi arruolare per una partita. L'altra cosa molto carina è che l'arruolarli per la partita vuol dire che li paghi un compenso. Ma se tutti e due i coach arruolano lo stesso star player per la stessa partita, lui prende e scappa con i soldi. Quindi voi pagate, tutti e due i coach pagano il costo dell'inducement, ma lo star player non giocherà. Se ne andrà alle Bahamas a farsi un margarita e via. È giusto così, è giusto così. Sono comunque dei giocatori, a punto di vista invece regolistico, semplicemente utili per quando, soprattutto nel punto avanzato nella Lega, in cui una squadra le cose stanno andando molto male, per avere un pezzo molto forte in campo che gli permetta quantomeno di giocarsela contro squadre molto più prestanti di loro. Allora, qua... Sì, stiamo vedendo, sì. Sì, 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 è già quello, questo è quello presente, l'ultimo rilasciato nella scatola, sempre base, col team Black Orc, nella scatola, nella nuova scatola base. Anche questo è un modello meraviglioso dal punto di vista estetico. Sì, non ha, allora, un costo medio per uno star player 280.000, ricordiamo, a partita singola, a meno che tu non li continui a pagare lo stipendio, a quel punto te lo tieni, però un pochino onerosa la cosa. Per la gioia di Jacopo, la sua storia essenzialmente che è un ammazza non morti, quindi i tuoi bellissimi gol, le tue bellissime mummie, una vita difficile, è a tutti gli effetti un Black Orc un po' più veloce, con un Mighty Blow fisso doppio in realtà, perché può usare sia Mighty Blow sia la sua abilità speciale che Crashing Blow, quindi avere o più uno nell'armor e più uno nell'injury, avere più due sull'armor roll. Che non è male, è mobile, ha jump up, permette di tirarsi velocemente, ha blocco, difficile da buttare giù, ha six kill, difficile da buttare fuori dal campo con un'armatura 10. Anche qua niente di particolarmente sconvolgente, nessuna gimmick particolare, è un orco che già è un orco che pesta di più, e già gli orchi pestano, ma lui un po' di più. Lo consiglierei di prendere in un team. Però sì. Non tutti Jacopo, non tutti sono ancora vivi, cioè, non tutti. Giustamente, però che non tutti sono vivi. I ghoul ufficialmente sono vivi per quanto si parla della lore. Però un paio di meccaniche interessanti che in team molto scorretti, come ad esempio tutti i vari team di goblin soprattutto, l'avere il +2
su un fallo o su un blocco fatto una volta per partita può essere, soprattutto potendolo applicare dopo il tiro del dado, è utilissimo per spaccare magari il pezzo forte dell'avversario. Sì, o il thrower o il corridore. O... Sekai no Yoshi chiede quali squadre possono ingaggiarlo. Allora, le squadre, dopo il profilo c'è scritto Place 4, any team with either the Bardland Brawls o the Underworld Challenge Special Rules. Ovvero, sono le keyword di prima. Sono esatto le keyword. In questo caso tutti i team che abbiamo visto oggi, ad eccezione degli ogre, adesso... No, anche gli ogre sia hanno, hanno solo Bedlam Brawls, non hanno Underworld Challenge. Tutti i team che abbiamo visto oggi li possono ingaggiare. Inoltre Underworld Challenge sono anche, se non sbaglio, i team degli Skaven e il team quello misto dei predoni, cioè degli Underworld Denizen. Esatto. E credo basta, non credo che anche quelli, ovviamente i team non morti non possono, forse qualche team caotico, ad esempio i Nani del Caos potrebbero ingaggiarlo. Sì, qualcosina c'era, se non sbaglio. Esatto, comunque in ogni caso tutti tutti gli star player sono riassunti alla fine del libro e hanno tutti le keyword per le squadre per cui possono essere ingaggiati. Anche ci sono vari altri star player che possono essere ingaggiati da qualsiasi squadra. Adesso stasera non li vediamo perché facciamo vedere solamente quelli, diciamo, a tema con la serata. E infatti l'altro è un altro pezzo che è un must da avere se giochi Goblin, che è il Black Gobbo. il Black Gobbo è un assassino Goblin. Viene... È un misto di tutti gli specialisti goblin, sostanzialmente. Esatto, esattamente. È semplicemente un goblin con Disturbing Presence, quindi che puzza, praticamente, e un coltello. Sì, un hooligan, fa casino. Esatto, che va in giro e ha pure un coltello con cui può infilzare la gente. E adesso l'hanno reso, diciamo, più semplice, perché hanno messo come regola aggiuntiva il fatto che tu puoi fare due falli a turno a patto che uno dei due falli sia commesso dal Black Gobbo. Giustamente, perché lui è particolarmente infame. Nella vecchia era bellissimo perché nella scatola in cui viene venduto è venduto assieme a Grombrindal. È l'unica, sono due star player che vengono venduti da Forgeord insieme e entrambi avevano un'abilità che se l'altro star player era presente in partita si riaccendeva questa vecchia rivalità. Diatriba, questa vecchia rivalità, e avevano entrambi una serie di bonus contro il loro diretto avversario che rendeva utilizzarli magari insieme in partite in exhibition play veramente divertente. Questo costa nettamente di meno rispetto a quello che abbiamo visto prima, però ha un enorme vantaggio rispetto a tutti gli altri, diciamo, macchinazioni meschine goblin, ovvero non ha secret weapon. Lui è molto bravo a nascondere i suoi magheggi, per cui nonostante abbia sia l'abilità bombardier che l'abilità stab, ovvero lanciare le bombe e pugnalare, non viene, stranamente l'arbitro non viene visto. Questo non sappiamo se è perché è vestito di nero oppure perché ha passato una grossa mazzetta prima della partita all'arbitro per permettergli di fare un po' il cazzo che gli pare. No, perché ricorda che nonostante sia vestito di nero lui non è cattivo, perché un goblin, giocare goblin è amore, quindi lui è amore, quindi non può essere buttato fuori. Però gli altri goblin invece vengono buttati fuori abbastanza facilmente. Sì, esclusivo Forgeord, se non sbaglio. Sì. Come tutti gli star player sostanzialmente, tranne quelli della nuova scatola base. Sì, no, esatto, tranne quelli dell'ultima della scatola base, tutti gli altri sono non mi viene la parola, tutti gli altri sono forniti da Forgeord oppure sono out of production. Infatti molti vengono, io ho un paio di vecchi, me li ero autocostruiti, poi li hanno squattati e speriamo che li riaggiungano con i futuri aggiornamenti, però tutti si sono forniti da Forgeward. Sì, tu avevi il nano autocostruito con lanciamissili praticamente. Sì, esatto. Lanciava la palla con un cannone.
Esattamente, infatti me l'hanno squattato ed è tornato ad essere E avevi un anche l'arbitro normale. ubriacone. Toto, Il nano ubriacone che faceva l'allenatore e poi entrava in campo sbronzo, mi quello ricordo. c'è ancora, e poi ne parliamo direttamente perché è un inducement di Bugman che adesso l'hanno reso abbastanza inutile, cioè è un nano normale, è molto utile in team non nanici purtroppo, perché ti permette di utilizzare un blocker nanico anche se costa 100.000. E un'altra cosa di questo modello, prima di chiudere e passare definitivamente ai saluti, è che ha l'abilità, che è anche sua particolare, che è Sneaky Git, ovvero che quando lui fa un fallo e fa un doppio naturale sul tiro armatura, non sul tiro infortunio, non viene espulso dall'arbitro, quindi può essere espulso dall'arbitro solo su un doppio su un injury roll. E inoltre, dopo aver fatto il fallo, lui può continuare a muoversi se ha ancora movimento, come se il suo fallo fosse una sorta di blitz. E questo ti permette di andare, colpire, ritirarti e schierarlo, e magari il turno dopo usare Bombardier per colpire qualcos'altro. È difficile, però secondo me è un pezzo veramente forte da utilizzare. Sì, soprattutto in realtà è molto utile in team che non siano Goblin. In team di Hulk è molto utile. Esatto, perché Bombardier lo puoi usare massimo una volta per drive. E va bene, direi che per oggi abbiamo approfondito questa prima parte di team dedicati ai Pelle Verde. Volevamo fare una descrizione più generale possibile di tutte le squadre, e questo significherà portarci via almeno, secondo me, almeno altri 3 episodi, in cui speriamo di recuperare il buon Valerio, perché dà quel tocco di professionalità in più che probabilmente manca a noi. Noi siamo grandi appassionati, ma ammettiamo senza nessun problema che non siamo giocatori di torneo, non ancora almeno, e non abbiamo esperienza internazionale con invece magari qualcuno che è passato a vederci. Ma tu non ti vantavi sempre di aver vinto il mondiale con i Goblin? Assolutamente sì, e confermo di averlo fatto. Perfetto. Non ci sono prove. Nessuno ha mai visto me e il mondiale nella stessa stanza contemporaneamente. Detto, vabbè, chiudendo con queste cavolate, vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al nostro canale Telegram per farci qualsiasi domanda riguardo questo gioco, riguardo a cosa comprare, dove giocare, come organizzarvi, e vi chiudiamo ricordandovi i prossimi appuntamenti di questa settimana, che ci sarà venerdì sera la serata pittura con il nostro Pietro. Non ci ha ancora anticipato di cosa tratterà questa volta, ma passate assolutamente a vedere, perché sia che siate pittori è un'ottima lezione, che non lo siate è veramente uno spettacolo guardarlo, e con poche pennellate creare cose che io in anni non credo che riuscirò mai a replicare. E soprattutto domenica mattina passate al Major Café, perché essendo l'ultima domenica del mese ci sarà l'estrazione del nostro giveaway. E usate l'Uroro usando il comando Uroro per vedere quanto ne avete. Potete usare anche i Dindi per acquistare i biglietti, che prima non l'ho detto, però costano una fraccata e mezza, perché costano 10.000 Dindi ciascuno, mentre con soli 250 di Uroro ottenuti, come vi dicevo prima, commentando, donando e iscrivendovi, potete partecipare all'estrazione del modello che vedete di John Garrett qui in basso. Lupo, se vuoi aggiungere qualcosa, se no salutiamo e auguriamo la buonanotte a tutti. Niente, giocate Goblin, che Goblin amore. Goblin è amore per sempre. Ciao, grazie per essere passati, ragazzi.